E come disse Lucio Dalla, in preda a un'ubriacatura pazzesca, attenti al luppolo. Ma bentornati su Sbarbati e Profumati e con me l'ospite. Universo birra. È una cosa un po' stranissima. Universo birra, perché? Beh, semplicemente perché è un amante della birra, giustamente. Non potendo andare da un'altra parte del mondo, in questo caso in Germania, ecco che già lui sta pregustando quello che è appunto quell'antidoto color rosso che appunto cerca di far sì che smorzi un po' dopo il momento della rasatura tradizionale che lui conoscerà un po' più da vicino, anche se con dei particolari un po' più ironici, perché utilizzeremo uno strumento un po', diciamo, unico nel suo genere. Stavo dicendo che non potendomi spostare, comunque ce la portiamo noi il paese qua nel territorio nazionale italiano, ovvero un sapone da barba e un dopobarba tutto tedesco. Di cosa stiamo parlando? Poi lo vedremo un po' più da vicino. Ovvero del tabac. Il tabac è un sapone che appunto nasce nel 59 in Germania e porta quei profumi, le caratteristiche di una classica vecchia barberia. Infatti ha dei profumi un po' più coloniali. Io mi sono informato e infatti ho notato che si sente tantissimo la spezia del pepe nero ed è una cosa insomma unica nel suo genere perché magari la trovi un po' a tratti in altri saponi. E non in maniera così prevalente su un sapone come questo. Ma non spaventatevi, perché in realtà sì, può essere un po' piccante durante la rasatura, ma in realtà ha un retroscena, scusatemi, un retrogusto davvero molto profumato, dolce, ma soprattutto per chi ama un po' il vecchio stile, la vecchia colonia, insomma, per modo di dirci, però molto più addolcito. Cosa prepareremo stasera? No, io non faccio niente. Strano, ma vero. Lo farò più avanti. Con lui cercherò di fargli la barba, non con un mano libera, ma col plasticone della Bic monolama, che dopo vi farò vedere qual è la sua. Lui bando le ciance, ciancio le bande, facciamogli la barba anche a lui, così potrebbe, chissà, apprezzare dopo qualche anche goccio di alcol, anche un po' quello che è la rasatura tradizionale, giusto? Assolutamente sì. Un altro che dice assolutamente sì, cioè dopo Samuele mi è toccato anche lui, vabbè, insomma io mi arrendo. Diamo il via. Ok, il soggetto in questione si è appena preparato sulla sedia in cui, dove appunto subirà questa famosa rasatura tradizionale. Nel frattempo noi ci prepariamo con il montaggio del tabac. Nel frattempo, Momo. Che birra era quella che stavi sorseggiando? In realtà la birra in questione non viene dalla Germania, faccio una piccola correzione non per qualcosa, perché comunque hai da presentare un prodotto tedesco e quindi c'è questa contrapposizione con il fatto che invece stavo degustando una birra belga. La birra belga in questione è una Cantillon Cric Lambic. Cantillon Cric Lambic del birrificio appunto Cantillon belga. La Cric Lambic, tra l'altro, Lambic è uno stile. È uno stile che conferisce a una birra delle note molto intense, acide e fruttate, soprattutto perché Cric è la parola belga che deriva dalla ciliegia. Ciliegia in Belgio si dice Cric. E queste birre sono fatte a fermentazione spontanea. Cosa vuol dire? Che a differenza delle fermentazioni ad alta fermentazione e bassa fermentazione, che vengono controllate con una centralina la loro temperatura, la fermentazione spontanea, che è la fermentazione a cui è sottoposta questo stile di birra, è una fermentazione che lascia il mosto di birra alla mercé degli agenti atmosferici. Possono essere batteri come l'ossigeno e quant'altro, che per assurdo l'ossigeno, che di solito dovrebbe ossidare la birra, in questo caso rende la birra un prodotto unico, quindi uno stile unico, particolare. Ecco perché Interessante. viene fuori questo
questo stile acido che poi aggiungono anche nella bollitura prima della fermentazione delle ciliegie e anche del mosto d'uva in questo caso per questo stile Lambic Creek. Interessante, nonostante sia acido comunque porta con sé delle note fruttate di ciliegio, un po' come anche questo sapone che nonostante non sia acido, non sia così tanto amaro, comunque può essere di contrasto anche con questa, con questo connubio della, di questa bevanda rossa interessante. Nel frattempo, grazie anche alla ciotola e al pennello di Barberia Carottese, mi sta facendo una schiuma che è la fine del mondo. Eccola qua. Bene, proveremo adesso a cospargerlo sul viso del nostro amico Simone, detto il Momo, detto anche Universo Birra. Pagina. Esatto. Instagram. Essendo la prima volta, mo proviamo. Andrà? Non andrà? Non lo so. Speriamo. Ora, io non lo so se lei gradisce queste profumazioni un po' vecchio stile, vecchia colonia, dove c'è anche un po' di pepe nero e non mi ricordo più, il ginepro forse? Poi lei mi dirà con calma. Ok, perché io mi limito solamente a montare il sapone sul viso. C'è da dire che lui ce l'ha da, quanto, 2 giorni? Sì. Ecco, ed è anche abbastanza corta. Ok, serra le labbra, scusi, perché adesso devo passare anche sopra. Ok, mi perdoni se non ho una mano molto perfetto della serie. Può essere trash, ma anche il trash ha la sua bellezza. Puoi anche respirare, tranquillo, che qua il rumore si rivede. Questa è battuta un po'. Ok. Ok. Arrivati a questo punto, la cosa più strana e singolare è usare questo Bic monolama che, a mio parere, non lo so, può essere anche aggraziante, però la cosa simpatica è che c'ha questa simpatica funzione surplus, direi che è... Insomma, diamo un po' di musica alla rasatura. Perfetto, ora andiamo col pelo. Insomma, la lama canta, ma... Nonostante sia un monolama, comunque non si sofferma molto nella profondità del taglio. Se stai soffrendo dimmelo, batti un colpo di A, B, C, quello che vuoi. Ok. Su un po' la testa, perfetto, che più tiri meglio è. Voi vi direte, o meglio, vi domanderete, ma non si poteva fare da solo? Sì, peccato che il luogo, lo spazio non c'è, e poi volevamo fare una roba un po' particolare. Esatto.
C'hai male? No. Perfetto. Ok, aspetta che ti faccio un attimo con la basetta. Facciamo la zona baffi. Così, bravissimo. Perfetto. Ora è importante che si risciacqui il viso, perché così andiamo con la fase del contropelo. Finora non è stato un taglio profondissimo, però è vero che sono quelli usa e getta. Comunque intanto ha già fatto la sua buona figura, comunque levando, diciamo, almeno lo strato maggiore. Adesso vediamo un po' come si comporterà col contropelo tra pochissimo. È un sintetico, quindi non bisogna lasciarlo in ammollo come i pennelli in setola. Poi il momo non dice niente, quindi ancora meglio. Secondo me, se qualcuno lo tortura, non dirà mai niente. A sto punto non è esattamente così. A proposito, secondo lei com'è il profumo di questo sapone? La fragranza, le piace, non le piace? C'ho un po' troppo profumo del naso. Ah, è delicato, per quello non è una cosa che stomaca, diciamo. Cioè ha un profumo molto delicato, che è leggermente più particolare rispetto a un sapone tradizionale. Boh, andiamo avanti. Grazie. Giusto per mi odierà dopo questa. Allora, contropelo ni constatando che è un monolama, poi magari con la rasatura moderna fa un'altra figura, io non lo so questo. Però lo sperimenterò, perché vi farò vedere un po' la differenza di quello che è un sapone da barba con invece un sapone tipo bomboletta o gel. Mazzo, il nostro momo qua è più fermo di un manichino, incredibile. Da momo dovevi essere mimo. Esatto. Ma anche quando mi taglio i capelli è la stessa cosa, cioè sono fermo, immobile, anzi quando mi taglio i capelli mi rilasso, è una cosa rilassante. Zona baffo, però qua è meglio passarci un po' di sapone perché non ce n'è proprio. Per cui adesso, dopo aver passato la matita emostatica per riparare un po' quei piccoli danni, andiamo con lo splash alcolico. Per evitare che venisse fuori un filo di sole enigmista, praticamente. Esattamente, esattamente. E per evitare che scambi la birra rossa con del sangue. Questo contenuto sarebbe stato vietato ai minori di 18 anni. Esattamente. Prego, se lo versa poi, glielo verso il legno sulle mani e poi si lasci andare. Beh dai, dopo il passaggio della matita emostatica pensavo di saltare dalla sedia, invece mi sta accarezzando la pelle. È un effetto molto strano per un dopo barba. Ottimo, direi. Forse perché ho sofferto troppo prima. Ne vuole ancora? Ah dai, un altro goccio. Lo sapevo. Poi si esagera col dopo barba perché ci piace. Sembra tipo
una cosa tipo incenso, una roba del genere. O mi sbaglio? No, può anche essere che ricordi un po' quello, quindi... In poche parole, valutazioni finali. Non le posso dare io, di certo, perché a lui gli ho fatto la barba, quindi... Io posso solo dire quello che ho visto a livello visivo. Tanti puntini rossi, un bel po' di irritazione perché non abituato a questo tipo di rasatura. Tra l'altro abbiamo colpa mia. Un monolama, sempre colpa tua, Momo. E che dire, secondo lei Momo, come le è sembrato il profumo di questo sapone? Un po' questo come ho già detto, era un profumo delicato, non sembrava tipo una cosa commerciale, nel senso che comunque sono abituato a... Se devo farmi una rasatura tradizionale, sono abituato a comprare prodotti commerciali che hanno quel profumo di cloro, possiamo dire, sintetico, insomma. Questo qua è un po' più chimico, delicato, naturale, e mi è piaciuto. E il dopo barba soprattutto mi aspettavo una cosa che mi facesse, come dicevo, saltare dalla sedia, ma mi ha accarezzato la pelle, è stato molto delicato anche il dopo barba. Poi noterai che persisterà anche questo profumo. E tra l'altro un'altra cosa, la differenza sta anche che, come hai detto, magari è molto naturale, protettivo, rispetto invece a un prodotto che, ok, può dare anche la sua protezione, ma non può dare quella stessa sensazione di rilassatezza e di idratazione anche della pelle stessa. E tra le altre cose, in particolare, che questo è uno dei pochissimi saponi prodotti in Germania, perché non è tanto rinomato per i saponi, nonostante la Germania è anche famosa in realtà per le barberie, ma in particolare per i mano libera, perché comunque c'è anche ad esempio il paese di Solingen, che lì è una famosa acciaieria di cui ancora oggi fanno anche la sua mano libera. Quindi insomma, magari non sono così efferrati con i saponi, con i prodotti, però quei pochi che ci sono danno sicuramente il loro fascino e anche la loro stessa funzione nel tempo. Bene, direi che oggi più che altro dal mastro birraio che ho qui di fianco a me è stato lui a essere sbarbato al sangue, perché in effetti quando io mi sbarbo al sangue, dicevo sempre che anche le mie sbarbate le chiamavo le sbarbate alla Tarantino. In effetti lui, che ha un po' quella somiglianza di Tarantino, lui è stato la prova vivente di un po' una sbarbata al sangue, quasi come nei suoi film. Quindi sbarbata al sangue, è profumato, non al sangue ovviamente, per poi essere un po' graziato dall'alcol della birra. Qua è lo zio Sam e il Momo dell'Universo Birra, linea la vostra casa, magari senza un lago di sangue, e alla prossima.